Gesem chiesetta aggiunse il treno, Gesem sta la ura a Milan, e mi lustra la bella madurina, che la gade brilla de lontan. Però adesso per un vete la riva della che la brilla anche de Visen. Adamo ed Eva ieri in fade palta, terra e acqua le nostre sten. Bentornati a bordo del piroscafo Patria per il consueto appuntamento con Terra e Acqua TV. Io sono Elena Tambini e anche quest'oggi vi accompagnerò lungo il viaggio alla scoperta di tutti gli eventi e le iniziative culturali del Lago di Como. Vi ricordo che potete partecipare anche voi mandandomi una mail all'indirizzo terraeacquatv@battivens.com qualora vogliate segnalarci degli eventi o delle iniziative di interesse sul nostro lago. Ora per tutti quelli che hanno deciso di passare il weekend di Ferragosto tra le sponde del nostro lago, tra pochissimo vi illustreremo il calendario di eventi. Avremo infatti qui con noi Marco Zanotta che ci parlerà del Tremezzina Music Festival, una rassegna musicale con tantissimi appuntamenti musicali e non solo. Parleremo poi della data del nostro Festival Terra e Acqua che questo sabato approderà a Laglio e infine andremo a visitare la mostra appena allestita a Brienno nella nota Galleria Mina. Tra un evento e l'altro parleremo anche di cibo. Grazie all'aiuto dei cuochi del Centro di Formazione Professionale di Monte Olimpino vedremo come si cucina uno dei dolci più gustosi e tipici del nostro lago. La cruta redunda del vento, la brilla selta oltre sfa. La gutta del vin come in specie. C'era una volta il Festival Jazz della Tramezzina, negli anni ha raccolto sempre più consensi, si è ampliato, si è spostato e oggi è il Tramezzina Music Festival. Abbiamo qui con noi a bordo del piroscafo Patria Marco Zanotta, il direttore artistico del festival. Benvenuto Marco. Beh, grazie a voi direi per avermi invitato. Sì, è un festival che è nato come Jazz Festival e che negli ultimi due anni ha cambiato nome, ma ha cambiato nome semplicemente perché è un punto di arrivo. Di fatto in quel festival abbiamo sempre proposto delle musiche abbastanza contaminate, non soltanto jazz, per cui mi sembrava giusto a un certo punto arrivare anche a modificare il logo in Tremezzina Music Festival, poi Tremezzina perché da quest'anno esiste un comune unico che appunto ha raggruppato gli ex comuni di Tremezzo Lenno, Mezzegre e Ossuccio, per cui questa è la nuova denominazione del festival. Il festival inizia proprio questa sera, il suo cartellone prenderà il via ufficialmente proprio in queste ore. Chi avete questa sera all'apertura del festival? Stasera, proprio in onore alla contaminazione di generi e stili musicali, abbiamo addirittura uno spettacolo che è a metà strada tra il teatro e la musica. Abbiamo ospite la Spleen Orchestra, che propone uno spettacolo chiamato Tim Burton Show, quindi delle musiche basate sui film di Tim Burton, ma anche le immagini verranno proiettate. Ci saranno un allestimento scenico molto interessante, molto importante, quindi coreografie, costumi, effetti speciali, il tutto appunto in stile Tim Burton, perché il protagonista, il pianista che è appunto Silvano Spleen, è un appassionato di questo genere musicale, di Tim Burton in particolare, ha voluto mettere in scena questo spettacolo che ha subito negli anni diversi mutamenti e noi lo proponiamo un po' come un'anteprima di questo festival ed è anche un'anteprima direi dello spettacolo che andrà in scena poi al Teatro Sociale a Como il 31 di ottobre in occasione della serata di Halloween. E ci sono tantissimi altri grandi nomi nel cast del festival. Ci puoi raccontare un po' il programma? Sì, domani lo dedichiamo alla canzone d'autore italiana, per cui avremo ospite Mauro Ermanno Giovanardi, già leader della Cruz. Con questo particolare spettacolo ci sarà sul palco anche qui un'altra orchestra che si chiama Sinfonico Honolulu, proprio perché sono una dozzina di elementi, la maggior parte sono suonatori di ukulele. E Giovanardi ovviamente proporrà alcuni suoi pezzi inediti, altri rivisitati e poi farà un omaggio anche alla canzone d'autore italiana. Prima di lui ci sarà un'interessantissima voce italiana, Sara Loreni, poco conosciuta dalle nostre parti, ha vinto un premio Ciampi alla canzone d'autore e proporrà uno spettacolo lei sola con la sua voce filtrata attraverso questo apparecchio che è Loop Station, quindi con degli effetti elettronici molto particolari.
Le due serate successive, quindi il 15 e il 16 agosto, saranno dedicate al jazz, ovviamente, visto che il festival è nato come jazz festival e comunque mantiene una connotazione forte dedicata al jazz. E il 15 ad aprire ci saranno due musicisti molto molto interessanti, Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che ha suonato per anni con Aldi Meola e quindi ha partecipato a festival internazionali, con lui Guido Bombardieri al clarinetto. E subito dopo il nome forse più importante, che è Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso è stato votato come miglior trombettista italiano lo scorso anno e di conseguenza anche uno dei migliori al mondo, perché il jazz italiano è comunque primeggia assolutamente nel mondo. Sarà con un trio, il trio consolidato, hanno già inciso due dischi e faranno questo omaggio alla musica nera, alla musica americana nera, soprattutto per quello che è legato allo spiritual. Sarà una serata dedicata alla musica tradizionale americana, soprattutto nelle sue connotazioni gospel and spiritual. La serata finale invece sarà aperta dal trio di Alessandro Lanzoni, sono tre musicisti toscani. Lui ha vinto lo scorso anno, anche lui è stato votato dai giornalisti italiani jazz come top jazz, migliore promessa nel pianismo jazz in Italia. È già molto giovane, ma ha già ottenuto ampi consensi anche all'estero nei suoi concerti. Ci proporrà quindi i brani del suo ultimo disco, la maggior parte sono scritti da lui, altri sono degli standard jazz rivisitati. Chiuderà la serata ed il festival per questa fase tremezzina un trio di fuori classe, Maria Pia De Vito, che è una vocalista napoletana, con il pianista inglese Hugh Warren e il clarinettista Gabriele Mirabassi. Faranno un omaggio alla canzone napoletana anche con pezzi tradizionali, tra cui una poesia di Totò riletta da Maria Pia De Vito, e anche alla musica sudamericana, brasiliana in particolare. Quindi sappiamo che l'ultima serata di chiusura del festival sarà a Lenno, come mai questa scelta e soprattutto che cosa riserva il programma in questa occasione? La serata è in onore proprio come dicevo all'inizio, a questo nuovo comune unificato, per cui la settimana successiva, il 24 agosto, a Lenno, nella piazza di Lenno, andrà in scena questo fuori festival, questo concerto di un artista canadese molto molto interessante, che è già stato spesso in Italia, soprattutto per i Buscadero Dei, Bossipus King, che proporrà con una band di parecchi elementi, alcuni ospiti a sorpresa, proporrà una rilettura appunto della musica americana dell'ultimo secolo e con ospiti a sorpresa. Prima di lui ad aprire la serata una interessante vocalist comasca, che è Natasha Barnia, con un trio, una ragazza molto in ascesa. Una vera e propria commissione di generi, complimenti per questo programma ricchissimo. Non è però un caso se pensiamo che un po' di anni fa, Marco Zanotta, tu eri il manager di una punk band, quella di Potage, in cui militava un Davide che all'epoca non era ancora Van de Sfross. Esatto, militava, bisogna fare un passo indietro di qualche anno, militava Davide che non era Van de Sfross, che allora si chiamava David Action, aveva questo nome di battaglia. Aveva già un nome, sì, un sì, nome era, d'arte. Era il frontman dei Potage, allora penso che avesse tipo 16-17 anni, era al suo esordio proprio nel mondo della musica, e è stato coi Potage, parliamo dell'inizio degli anni 80, coi Potage per un paio d'anni, ed era un personaggio che già allora mi ricordo che catturava molto l'interesse soprattutto delle ragazze, piaceva molto al pubblico femminile. Ecco, questo penso che capiti ancora. Ora per chiudere, Marco, ti chiedo di ricordarci quali sono gli strumenti per i quali le persone interessate possono ricevere tutte le informazioni, possono trovare tutte le informazioni sul festival. Avete un sito internet? Sì, c'è un sito internet dedicato che è tremezzinamusicfestival.it, e lì sopra trovate tutte le informazioni, tutto il programma, le schede degli artisti, e trovate anche un po' di materiale, fotografie, filmati degli anni precedenti. Perfetto, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato di questo programma ricchissimo. L'appuntamento con la Tremezzina tornerà comunque il 13 di settembre con la tappa del Terra e Acqua Festival. Come un angel fermo dopo il temporale, conti al de fa surgar. Dove approderà questa settimana il nostro Terra e Acqua Festival? Ve lo lascio raccontare da uno dei più grandi cantastorie del lago di Como. Che ti sento un vagabundo senza freni mai. Parlo del tuo viaggio con l'ala senza i piedi.
perché d'altronde, se sei in Sardegna, vuoi vedere i nuraghi. Se sei a Pisa, un'occhiata la vorrai dare alla Torre di Pisa. Se sei in Irlanda, vorrai stare sulle scogliere di Antrim. E se sei in Scozia, un po' di cornamusa la vorrai sentire. Ma se sei sul lago di Como, ovviamente, cos'è che vuoi vedere se non la piramide d'Egitto? Que l'art de com le fa com el nom només som sicur que l'è una dona de què te fa aquel fil se te veure sul tax perquè sota la cona que la prona e per poter seguir ogni so caprizi. Sem che setta Jones il treno che sem sta la ura Milan em lustra la bella madurina che la gade brilla de lontan però adesso per un vede la riva della che la brilla anche de visen Adamo ed Eva ieri in fade palta terra e acqua le nostre sten. E sem che setta Jones il treno che il cur se il becchen della ferruia te se ne corge che te setta ca quan se regorde che te set sta via per rivede la luz del faro de bruna che la varda e la se fa varda e dopo il treno una rem in sel batel tra terra e acqua le due verum sta Poeti e pescatu, santi e sfrusatu, che specie in cui fantasmi alla pliniana e i ricordi han verdu la damigiana. La storia che sentuc è quella misteriosa scappata via dai libri, la se scunduda che te tel disime. Ci vediamo tra pochissimo per scoprire il resto degli appuntamenti di questo weekend. Che sem troppo strac per resta in pe. Questo sabato il paese di Laglio si ritrova a far festa con la sagra Natura e Sapori, tantissimi gli spettacoli in programma, ci saranno gli artisti di strada con il loro show sul lungo lago dalle 19.30 fino alle 23. Verrà messa in scena per la prima volta in anteprima assoluta la puntata di Terra e Acqua dedicata al comune di Laglio nella sala municipale. Infine verrà proiettato il video omaggio di Mario Bianchi sulla riva Tenciu dove verrà celebrato il lago tramite i film più celebri della storia del cinema. Numerose le bancarelle distribuite per le vie del borgo con i prodotti artigianali e del tipico. Ci saranno poi tantissimi spettacoli teatrali. Per i più piccini ci sarà il teatrino di Dario Tognocchi con le 8 leggende del lago raccontate dalla maschera Tava. Ci sarà il teatrino di Noi di Vito Trombetta. E infine il monologo Pezzi 4 giorni di Plinio di Davide Colavini, di cui lo stesso Davide ci ha regalato una piccola anteprima. Voglio raccontarvi di una piccola località tra Varenna, Cortenova e Lierna, nel territorio lecchese. Un posto abitato da pochi e dimenticato da tutti. Un buco del culo del mondo situato in quell'entroterra poco raccontato dal Manzoni quando attacca col suo lago. Beh, Pasturo gli fa da corona con Vendronio, Crandola e più in là per Ledo, ma lì è già paese. Man mano che ci si allontana poi arrivano i centri importanti come Pasturo, come Bellano con la sua ferrovia. E Como, la cara Como, coi confini di patria ancora lontano, anche Lecco vanta ragguardevole distanza, risulta più vicino Mandello. Bisogna arrivare a questo paese che è Mendozzo. Mendozzo che nel 1946 vanta 28 case.
Questo per legge è il numero minimo di abitazioni per avere assegnata la municipalità. Beh, nel 1946, da qualche parte, qualcuno è ancora nascosto per scampare alle armi o ai fascisti. Prima o poi qualcuno li troverà e gli dirà che la guerra è finita. Già, perché anche a Mendozzo la guerra è finita. Ma qui sono sempre gli ultimi a sapere le cose, sempre gli ultimi a sapere Europa. Mica han visto gli americani arrivare come in Sicilia qui. Qui non sanno neanche come sono fatti gli americani, come sono sti negri d'America. Lasciando Mendoza e proseguendo c'è una vecchia mulattiera. Qualche tedesco c'è pure salito, ma pure percorso e c'è pure perso anche. È una strada stretta, piccola, sempre avvolta dalla foschia, con ai lati alberi di robini e noccioli selvatici e cespugli di more. Chi la percorre la vede stringere intorno a sé, quasi la natura volesse richiudere quel tratto di strada, ostruirne il passaggio. Chi la percorre sente odore di latte cagliato, andato a male. Dicono che sia il calore, l'umidità. Altri dicono che è colpa della luna. Altri ancora dicono che sono le anime dei morti di fine violenta, morti per disgrazia o fatti sparire senza traccia lasciare. Arrivati, dopo qualche chilometro, finalmente alla nostra località. Si chiama Plinio. Plinio conta 26 anime e quando avrà finito di contarle, Plinio morirà. Durante la data del Festival Terra e Acqua di Laglio, nell'area feste di fronte alla piazza municipale, verrà allestita un'area gastronomica dove sarà possibile assaggiare il menù tipico del lago. E uno dei dolci più conosciuti del Lago di Como è sicuramente la cutizza. Siamo qui anche oggi con Andrea Bruneri, cuoco del CFP, che ci spiegherà come si cucina questo piatto goloso. Allora, la cutizza è una, possiamo definirla anche una merenda in realtà, va bene per un sacco di momenti ed è un dolce molto 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 semplice, anche molto molto povero, perché comunque viene semplicemente fatto con farina, uova, latte e viene cosparso di zucchero. Quindi è un dolce molto semplice, può essere arricchito anche con mele, ad esempio uvetta, frutta secca. Viene preparato, si mischiano le uova con la farina, si aggiunge il latte, in una padella calda si aggiunge dell'olio, si versa la pastella, si fa friggere la cutizza e una volta cotta, ben dorata su tutti i lati, la si cosparge di zucchero e la si serve. Quanto ci mette a cuocere? Ma un 5 minuti. 5 minuti. Quindi è un piatto velocissimo, facile da fare anche in casa. Sì. Oltre allo zucchero, con quali altri ingredienti si può guarnire? Ma diciamo che vabbè, volendo, anche se la tradizione lo prevede, con marmellate o per i più golosi con la Nutella. Sappiamo che sempre a Como c'è un dolce molto simile alla cutizza chiamato Paradel. Sì, diciamo che è una versione leggermente più povera, in quanto generalmente viene fatto soltanto con farina e latte o altrimenti addirittura farina e acqua e cosparso di zucchero. Quindi sì, sono parenti, uno un pochino più povero, uno un pochino più ricco. Tu quale preferisci? Ma la cutizza. È più classica, diciamo. Sì. Io ringrazio Andrea per averci spiegato la ricetta di questo dolce che potrete trovare durante numerose date del Festival Terra e Acqua, ma che potete cucinare anche in casa vostra come merenda semplice e gustosa. Dal Pontile del Patria ci siamo adesso spostati a Brienno, nella chiesetta Ronco. Siamo in compagnia dei ragazzi della Scuola Naba di Milano e del professor Filippo Avalli. Buongiorno professore, non è soltanto un professore ma soprattutto uno scultore e architetto che con l'aiuto di tutti i suoi ex studenti ha ideato una mostra molto particolare all'interno di queste suggestive mura di questa chiesetta. Di che mostra si tratta? Dunque, si tratta di una installazione luminosa che fa uso di tecnologie LED, quindi una tecnologia che è in linea con le problematiche energetiche a livello mondiale e quindi è una sfida per riuscire a utilizzare questo nuovo mezzo per solidificare e arricchire il design, sostanzialmente.
Però questa mostra non solo vuole essere un modo per mettere a conoscenza la galleria, la mina, ma è anche per appunto mostrare le valenze, le possibilità di queste nuove tecnologie. Questi lavori nascono nel laboratorio della scuola, che è stato attrezzato appositamente per realizzare i lavori che voi potete vedere in questa chiesa. Purtroppo, come voi vi siete resi conto, con queste piogge la galleria e la mina, pur essendo stato fatto un impianto elettrico ad hoc perché sia visitabile, originariamente le installazioni devono essere nella galleria militare, e quindi sfruttando il labirinto dei cunicoli, che è molto suggestivo, sarebbe stato fantastico, diciamo, che tutti questi lavori che adesso vedete nella chiesa, vederli apparire magicamente appunto in questo contesto. Sarebbe stata una magnifica opportunità, però questo non significa che non si possa fare in un futuro, quando il tempo migliorerà. Quindi nel frattempo abbiamo ripiegato, tra virgolette, a questo punto, perché poi alla fine si è rivelato anche molto bella l'installazione in questa chiesa molto particolare, che si trova vicino al cimitero di Brienne del Settecento, con gusto barocco all'interno. Questi lavori, che erano stati pensati in qualche modo per inserirli nella galleria, li abbiamo poi, siamo riusciti tutti insieme, li abbiamo disposti nella parte centrale della chiesa e nella sagrestia. Direi che è un'ottima alternativa alla location iniziale. La mostra si intitola appunto Installazioni Luminose, ricordiamo che è stata inaugurata lo scorso 3 agosto e che rimarrà aperta per quasi tutto settembre. Per tutto settembre, sì. Ma l'idea di una mostra di questo tipo, mi raccontavi prima, che nasce da un progetto più lontano. Sì, e nel 2008 avevamo fatto una mostra intitolata Design Umano, cioè un design dedicato al benessere dell'umanità. Ovvero non un design che approfitta di fare produzione, business o moda o fashion di tendenza, no, un design dedito ad una possibile riqualificazione sia del territorio in Brienne, mi riferisco sempre alla mostra, e sia nella realizzazione della manufatteria, no? Cioè del fare. E quindi praticamente erano circa 20 allievi, a quell'epoca non erano ex allievi, erano allievi che hanno frequentato il mio corso per 3 anni consecutivamente, per cui sono arrivati ad approdare delle conoscenze molto specifiche che hanno dato la possibilità di creare dei lavori dedicati all'uso estetico del fotovoltaico. E poi sono stati fatti anche altri progetti che oggi si stanno attuando grazie al sindaco Patrizia Nava, che è molto sensibile alla tutela del territorio. Quindi come unire il sostenibile alla bellezza? Alla bellezza, in nome alla bellezza. Quello che è importante per noi, la tecnologia non fine a se stessa, ma proiettata verso la bellezza, verso la sensibilità, verso il rapporto umano, verso la sensibilità delle persone, della comunicazione. Questo per noi è fondamentale. Io allora adesso, insieme anche al vostro aiuto, andrei a vedere nello specifico alcune di queste opere esposte, così da far venire voglia anche a chi ci guarda di venire a visitare questa bellissima iniziativa. E volevo dire che le persone che qui presenti sono tutti gli autori. Sfrutterò il vostro aiuto per guardare un po' queste bellezze esposte. Stiamo guardando in questo momento che cosa, Filippo? Dunque, è un oggetto di design per eccellenza che raffigura una classica clessidra. Però la particolarità di questa clessidra è che, essendo costituita da tantissimi fili di lano molto sottili, simili a quelli di una ragnatela, che illuminati dal basso, da un piccolo LED, produce una doppia spirale per rifrazione della luce. Per cui, spostandosi e guardandola, viene a crearsi un disegno luminoso nella struttura della clessidra stessa. Quindi questa è la magia di questa luce, che crea un disegno di una doppia spirale, che io chiamo quella, la famosa spirale di Lorentz, quella dell'infinito. È un lavoro anch'esso di design, però con valenza decorativa, parietale, realizzato integralmente in metacrilato, con luci LED in movimento, programmato da un programma Arduino all'interno.
Siamo arrivati all'ultima parte di questo allestimento, nella sacrestia della chiesetta, dove c'è una scultura molto particolare. Sì, è realizzata, per realizzare questa scultura è stata fatta in creta, il modello originale, e poi è stato fatto uno stampo in vetroresina che è stato rivestito da terra. Per cui questa espressione di dolore, di lacerazione che voi potete, diciamo, vedere stando di fronte alla scultura, è accentuata da forme luminose che sono state come se fossero dei frammenti che si sono conficcati nella testa di questa figura. Non è l'urlo di Munch, uno potrebbe, diciamo, far ricordare, appunto, ma invece è qualcosa di molto molto diverso. Ecco. L'esposizione rimarrà aperta dal 3 agosto a fine settembre e sarà visitabile su prenotazione. Per cui con il numero che è composto sul volantino si può appunto contattare una persona che verrà ad aprire l'esposizione. Fino a che giorno siamo in tempo a visitare la mostra? 25 settembre. Direttamente dalla collina Ronco di Brienno, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata di Terra e Acqua TV. Vi ricordo che se volete parlare con noi potete scriverci direttamente all'indirizzo terraeacquatv@batevens.com. Ci vediamo mercoledì prossimo. E sem che se ta Jones il treno, che sem sta la ura a Milan, e mi lustra la bella madurina, che la gade brilla de lontan. Però adesso per un vete la riva dell'acqua, che la brilla anche de visen, Adamo ed Eva ieri in fade palta, terra e acqua le nostre stelle.